Allora, praticamente noi questa sera facciamo l'inaugurazione di questi corsi preaccademici. Cosa sono i corsi preaccademici? Io l'ho già spiegato un poco in anticipo prima. Sono dei corsi che rilasciano una certificazione di competenze e che sono mirati poi all'accesso vero e proprio ai corsi accademici, che sono quelli che rilasciano i titoli finali e che sono gestiti dai conservatori. Nel nostro caso noi abbiamo un accordo con il Conservatorio di Salerno che ci ha autorizzato e quindi ha riconosciuto questi corsi che noi andremo a svolgere. Cosa succede? Qui nell'Istituto del Pomponio Leto noi terremo delle lezioni che partono da questa sera e finiranno poi a giugno dell'anno prossimo. A giugno dell'anno prossimo i ragazzi che saranno ritenuti in grado, che supereranno un esame interno, saranno poi valutati da una commissione che viene da Salerno, e qui sta la novità nel fatto che non soltanto i ragazzi potranno seguire in luogo, ma non si dovranno spostare come ricordo ai miei tempi, quando dovevo prendere il vecchio servizio sostitutivo oppure farmi un'ora di macchina. Invece verranno qui a seguire i corsi e anche a sostenere gli esami, nel senso che sarà la commissione poi di docenti inviata da Salerno che viene qui a fare questa valutazione. E devo dire che comunque abbiamo avuto una buona risposta, perché le famiglie del Vallo di Diano, nonostante le difficoltà economiche che ci sono, perché poi comunque questi sono corsi che hanno un costo, sono corsi a pagamento, hanno risposto bene, perché hanno intuito la validità di quella che è la proposta che noi stiamo portando avanti. La musica è un vecchio, nuovo, grande amore del Pomponio Leto. Sono 3 anni che questo istituto insegue il liceo musicale e non riesce ad ottenerlo, quindi la musica non è una novità. Il liceo musicale lo abbiamo cercato e continuiamo a cercarlo proprio perché sappiamo benissimo che l'amore per la musica è diffusissimo nel Vallo di Diano ed è diffusissimo tra i nostri studenti. Non a caso abbiamo una seconda del liceo linguistico di 26 alunni che dividono il loro amore tra le lingue e la musica. Se avessimo avuto il liceo linguistico lo scorso anno, il liceo musicale 2 anni fa, probabilmente questi studenti si sarebbero iscritti lì e non al liceo linguistico. Per non far morire questa passione per la musica, per coltivarla, per permettere ai nostri studenti di non abbandonare lo strumento musicale e di non percorrere tantissimi chilometri per poter assecondare la propria passione, abbiamo inventato o stiamo sperimentando qualcosa di nuovo. Ci siamo incontrati di recente con l'Associazione Musicale Clementi, in particolare con il professor Luigi Di Miele, ed abbiamo scoperto di avere tanti punti in comune, tanti interessi in comune e che le nostre strade avrebbero potuto essere messe una accanto all'altra, avrebbero potuto incrociarsi, e quindi sono nati i corsi preaccademici che inauguriamo oggi. Poi, per non lasciare il discorso sospeso nel nulla, per dare una finalizzazione agli stessi corsi, abbiamo contattato il Conservatorio di Salerno, abbiamo trovato nel direttore una persona disponibile che ha compreso la nostra esigenza e chiuso quindi un accordo con lui, con il Conservatorio di Salerno, per poter avere i docenti del Conservatorio a maggio nella nostra scuola, in maniera tale che gli studenti che seguono qui i corsi potranno anche sostenere gli esami e vedere riconosciuto il livello del percorso portato avanti da oggi fino al mese di maggio prossimo. Si stanno attivando sempre più le scuole medie a indirizzo musicale, per esempio la scuola media di Polla ha attivato quest'anno 4 corsi di strumento sax, pianoforte, violino e percussioni. Quanto manca al Vallo di Diano oppure al nostro territorio insieme al Cilento un liceo musicale? Io credo che i corsi preaccademici che stiamo per attivare credo che siano un poco vogliano fare quello che dovrebbero fare i licei musicali, cioè preparare gli allievi per le accademie che poi saranno i conservatori.